Vista Cattardico e Alessio Uteri. Oggi a San Francesco trova i primi 3 punti qua in campione, qua a Levena. Una partita complicata come spesso si vede qua in campo. Siete stati bravi a sbloccarla su quella pallina attiva e poi nella ripresa a tenere nonostante quell'ingenuità di Leo. Allora, innanzitutto faccio una premessa e mi riferisco al premio che ho ricevuto in settimana e questa Sì. targa che mi hanno fatto i ragazzi. E questo è un premio che va a me, ma è un premio dei ragazzi, perché l'anno scorso hanno fatto una cosa straordinaria e io sono dell'idea che un allenatore senza i suoi ragazzi, senza i ragazzi che vanno in campo, conta poco. Quindi questo premio principalmente loro, ma lo dico proprio con un'assoluta sincerità perché hanno fatto una cosa straordinaria. Quindi questo premio lo dedico a loro, lo dedico al presidente Ferrara perché 3 anni fa ne venivo da una situazione un po' particolare e mi ha fatto ritornare la voglia di allenare al socio Alborghetto. E quindi io devo solo ringraziare il presidente Ferrara e questa società, questi ragazzi perché sono fantastici. La partita di oggi è una partita difficile, sapevamo di incontrare una squadra di categoria, ben allenata, perché conosco il mister, è un ottimo mister. E sapevamo che era una partita difficile, siamo riusciti a sbloccarla e poi ci siamo, diciamo che è rimasta in controllo fino al momento dell'espulsione, poi siamo rimasti in 10, eravamo un po' stanchi, hanno fatto qualche traversone, però diciamo che non abbiamo rischiato molto poi, quindi ci siamo difesi bene. Alessio, fa piacere rivederti in campo. Innanzitutto ti voglio chiedere come stai e poi come l'hai visto oggi dal campo la partita. No, dai, mi fa piacere anche a me essere tornato e come sto? Sto recuperando piano piano in settimana con l'aiuto del mister, lo staff, diciamo che al momento mi gestisco e poi la domenica cerco di dare un contributo alla squadra, ai miei compagni. Al momento non sono ancora al 100%, ma piano piano, dai, partita dopo partita tornerò a esserlo. E come ha detto il mister, oggi è stata una partita un po' sporca, brutta, secondo me, da tutte e 2 le squadre, però oggi erano importanti i 3 punti e siamo contenti. Mister, indistinta è apparso un nome nuovo, quello di Garibbo, sicuramente è un elemento di esperienza che ha anche fatto questa categoria e che vi potrà dare sicuramente una bella mano. Sì, si viene aggiungere a un gruppo di ragazzi che stanno lavorando da luglio e stanno dimostrando tanto attaccamento, quindi sicuramente ci può dare una mano e, ripeto, si aggiunge a un gruppo di ragazzi di valore che è entrato oggi e ha dimostrato chi era in panchina e comunque sono tutti ragazzi di valore, quindi con questo atteggiamento sicuramente si andrà lontano. Oggi, Carastro e Cauteruccio hanno fatto una partita importante, una grande partita. Si è rivisto il Bonifazio che conoscevamo, Bonocore, ripeto, ne potrei dire tanto. Oxalari, un ragazzo totalmente recuperato che anche oggi ha fatto una partita importante e si fa sempre trovare pronto. Quindi, da allenatore sono contento.